Salve a tutti. Oltre alla realizzazione del sito del progetto, abbiamo realizzato l'ebook della mostra itinerante con un applicativo specifico, Adobe InDesign. Che cos'è? È un programma di produzione editoriale commercializzato da Adobe System, utile per costruire presentazioni, creare volantini ed ebook in modo professionale. Una volta installato, si crea un nuovo file, utilizzando o modificando le opzioni a disposizione. Ad esempio, possiamo modificare l'orientamento del documento. Costruiamo ora la prima pagina. Questa è unica e sarà utilizzata come copertina dell'ebook. Il nostro ebook conterrà documenti e le foto della mostra. Procediamo quindi con la creazione di alcune aree necessarie per scrivere testi o inserire immagini. Un insieme di aree dà vita ad un mastro, ovvero un modulo. A quest'ultimo si uniformano tutte le pagine a cui lo associamo. È possibile creare più pagine mastro, in modo tale da avere diverse tipologie di impostazione delle pagine. Questi sono i mastri da noi creati ed utilizzati. Per rendere la visualizzazione del testo uniforme, è inoltre possibile creare diversi tipi di paragrafo, scegliendo il font, la dimensione e il colore, attribuendo un nome a tale tipologia, ad esempio titolo. Stabiliti i vari parametri, basterà semplicemente selezionare il testo e cliccare su titoletto, ovvero l'impostazione di stile da noi antecedentemente creata. Sarà possibile manipolare le immagini per meglio adattarle all'impostazione delle pagine. I materiali composti da foto, schede, testi sono stati raccolti nella mostra tenuta nei diversi paesi europei, dove ha fatto tappa il nostro progetto. Tale ricerca ha avuto l'obiettivo di raccontare la storia attraverso immagini per stimolare la memoria collettiva dei cittadini, attraverso una riflessione che muove dalle divisioni ideologiche del passato, per meglio comprendere i mutamenti storico-politici e sociali che hanno portato alla formazione dell'Europa contemporanea. Sfogliamo ora il nostro ebook.